Ehi Arex, non pensi anche tu che Bronti si stia comportando in modo strano ultimamente? Bronti? Brontolella? Sì, lei! Non saprei, non ci ho fatto caso. Secondo me bisogna indagare. È che non l'ho mai vista così triste e sconsolata. Lei è sempre stata così allegra e vivace. Non so, e se andassimo a trovarla? Sì, forse dovremmo. Dai, andiamo! Ok, andiamo da Bronti! Allora, eccola lì, Arex. Cosa potrei dirle? Ma dai, Vastatore, non essere così teso! Sembra che tu voglia farle un agguato! Ma no, Arex, voglio solo capire cosa le prende. Ma magari è solo una tua impressione! Vabbè, dato che fai il timido, mi faccio avanti io! Ciao, Bronti! Come stai? Arex, Vastatore, cosa volete da me? Niente, volevamo solo chiederti come stai! Sto benissimo. Ah, ok, scusa, Vastatore, sta benissimo! Ma non mi convince, Arex. Chiedile Ma qualcos'altro. perché non glielo chiedi tu? Perché ho paura che si arrabbi. Ma perché dovrebbe? Mica l'abbiamo fatto qualcosa di male. Sì, ma è un po' irritabile in questi giorni. A me sembra normale. Ragazzi, ve lo dico subito, non ho tempo da perdere. Cosa volete da me? Volevamo chiederti cos'è quella cosa gialla? È aranciata, perché? Ah, è buona l'aranciata. Me ne offri un pochino? No, scordatelo. Ok, scusa, hai ragione, Vastatore, è piuttosto nervosa oggi. E non solo oggi, è da qualche giorno che si comporta così. Ora, se non vi dispiace, vorrei rimanere da sola. Ok, come vuoi. No, dai, Arex, dobbiamo indagare. Chiedile ancora qualcosa. No, Vastatore, ha detto che vuole essere lasciata da sola. Questo significa che non ha voglia di parlare. Ok, forse hai ragione. Anzi, adesso bevo un po' della mia aranciata. Ma che cosa le prende? Non lo so, ma sta piangendo. Sembra di sì, ma non credo che voglia farcelo notare. Ecco fatto. Ah. Arex, Vastatore, cosa ci fate qui? Ma cosa? Cercavate me per caso? No, niente, volevamo solo sapere come stessi. Oh, siete molto gentili, ma io sto bene, grazie. Ma quindi non sei arrabbiata o triste? Arrabbiata? Ma no, per niente. Sto benissimo. Ok, quindi non è successo niente di grave, giusto? Di grave? No, no, niente. Un attimo, mi sta tornando in mente qualcosa. Oh no, oh no, oh no, 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 accidenti, no, no. Ok, inizio a essere molto confuso. Ragazzi, io, scusatemi, vorrei rimanere un po' da sola, ecco. Va bene, allora ti lasciamo sola. Sì, vi prego, andatevene. Io credo che berrò un altro po' di pozione. Pozione? Ma non era aranciata? Aranciata? No, è una pozione. Perché pensavate fosse aranciata? Ma lo hai detto tu che era aranciata! Quindi è una pozione. E a cosa serve? A mantenermi bella, ovviamente. Però adesso ho proprio bisogno di berla. Io non capisco, Vastatore. Accidenti. Arex, Vastatore, cosa ci fate qui? Che piacere vedervi! No, Vastatore, qui c'è davvero qualcosa che non va! Hai visto? Sembra che si dimentichi le cose. Già, forse dovremmo fare qualcosa! Io direi di indagare sul caso. Credo che Bronti abbia bisogno d'aiuto. Sì, sono d'accordo! Cosa? Ma no, ragazzi, non ho bisogno d'aiuto, io sto benissimo! Ok, ci fa piacere, però adesso dobbiamo andare, eh? Ciao, Bronti! Ciao e mi raccomando, stammi bene. Hai visto, Arex? Avevo ragione. Infatti, si comporta proprio in modo strano! E si dimentica addirittura le cose. Già, sembra Fimone! Dobbiamo capire cosa c'è sotto. Sotto di chi? Sotto di me non c'è niente! No, nel senso che dobbiamo fare luce sul caso. Dobbiamo fare luce sul vaso, quale vaso? Il caso, Arex, il caso! Ah, giusto, giusto! Innanzitutto, a cosa serve quella pozione? Serve per farla mantenere bella, lo ha detto lei! Io non penso che sia così. Ogni volta che beve quella pozione, il suo morale cambia di botto. E poi inizia a dimenticarsi le cose. Quindi pensi che sia colpa della pozione se si dimentica le cose? Io penso proprio di sì, Arex. Comunque, secondo me dovremmo chiedere allo scemano. Infatti, dopotutto è lui l'esperto di pozioni. Sì, magari lui saprà dirci qualcosa. Ok, andiamo dallo sciamano, Arex. Andiamo dallo scemano. Ah, che situazione strana. Signor scemano!
Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Sì, esatto! Arex, Vastatore, ditemi pure di che pozione avete bisogno oggi! Noi non vogliamo nessuna pozione! Volevamo solo chiederti una cosa! Eh? E cosa volete chiedermi? È probabile che una nostra amica si sia cacciata nei guai! Sì, in questi giorni è molto triste e nervosa! E quindi? Io cosa c'entro? Come posso aiutarvi? Beh, ultimamente ha iniziato a bere anche una strana pozione! Sì, infatti, per caso gliel'hai data tu? Ah, ne faccio così tante di pozioni! Come si chiama la vostra amica? Si chiama Brontolella. Bronti per gli amici! Ah sì, Bronti. Mi ha chiesto una pozione in grado di farle dimenticare le cose. Una pozione in grado di farle dimenticare le cose? Ma perché? Non posso rivelarvi altro, ragazzi. Mi ha pagato per non dire niente a nessuno. Vi dico solo che ho un motivo molto serio. Molto serio? Ma non capisco. Perché dovrebbe aver chiesto una pozione in grado di farle dimenticare le cose? È assurdo. È come fare del male a se stessi. Magari c'è qualcosa che non vuole ricordare. Sì, in effetti è così. Purtroppo però non è possibile cancellare un solo ricordo. Questo tipo di pozioni cancellano sempre più ricordi insieme. È per questo che continua a dimenticare tutto. Ma cos'è che vuole dimenticare tanto disperatamente? Non ve lo posso dire. Ho giurato di non parlare. E va bene. Allora sarà meglio chiedere direttamente a lei. Avanti, Arex, andiamo. Sì, andiamo. Brontolella, siamo tornati. Eccoci qui. Oh, Arex, Vastatore, che piacere vedervi. È da tanto che non ci vediamo, eh? Sì, da circa 10 minuti. 10 minuti? Ma cosa dite? Bando alle ciance, sappiamo tutto della pozione. Quale pozione? Oh, questa, ma ve l'ho detto, è solo una pozione che serve a farmi dormire la notte, ecco. Ah, non è più una pozione in grado di farti restare bella? Ma no, certo che no, è solo una pozione in grado di farmi dormire meglio. Ora, se non vi dispiace, vorrei rimanere un po' da sola. Oh no, di nuovo! Ora, credo che berrò un po' della mia pozione. No, non farlo! Eh? Perché no? Quella pozione ti fa dimenticare le cose. Sì, è così. E quindi questi non sono affari vostri. Bronti, noi vogliamo aiutarti! Io non ho bisogno d'aiuto, andate via! Bronti, cos'è che vuoi tanto dimenticare? Diccelo! Io non ve lo posso dire, mi odiereste. Cosa? Ma perché dovremmo odiarti? Non importa, voi andatevene. Non ho voglia di vedere nessuno. Voglio solo bere la mia pozione. No, Bronti, quella pozione non ti fa per niente bene. Sì, invece, mi aiuta a dimenticare le cose brutte. Tu non devi dimenticarle le cose, devi affrontarle. Continuare a bere quella pozione non cancellerà quanto è accaduto. Voi non capite, non potete capire. Allora aiutaci a capire. Non andremo via finché non ci avrai detto la verità. Ma io mi vergogno così tanto. Non devi vergognarti, noi non ti giudicheremo, promesso. Io... Ok, l'altro giorno stavo facendo una passeggiata da sola, finché non è arrivato un pachicefalosauro. Lui ha iniziato a riempirmi di complimenti. Non faceva che dire: ma quanto sei bella, che bel collo lungo, che bella coda, che belle zampe. Sembrava così dolce e gentile, perciò anch'io rispondevo con gentilezza. Ma ad un certo punto ho avvertito qualcosa di strano nei suoi complimenti, e le sue carezze non mi facevano piacere affatto. Non erano carezze gentili, perciò gli ho chiesto di smetterla, ma lui non ha smesso. È stato orribile e io volevo solo dimenticare quell'orrore. Le sue zampe cattive e il suo sguardo così viscido. Per questo continuo a bere la pozione. Solo che poi il ricordo torna sempre. Lui torna sempre. E io sono costretta a bere questa roba in continuazione. È così angosciante. No, Bronti! Tu non devi dimenticare! Tu devi parlarne! È importante! Questo problema va affrontato! Devi denunciare quel pachifefalo, insomma, quel tizio lì! Denunciare? No, ragazzi, non posso! Certo che puoi! Anzi, devi! Quel maledetto non può passarla liscia! Giusto! Va arrestato subito! No, ragazzi, vi prego di non raccontare a nessuno questa storia! Ma perché? In questo modo come facciamo ad aiutarti? No, ragazzi, non voglio! Io mi vergogno così tanto!
E se fosse stata colpa mia? Magari gli ho fatto credere di essere interessata a lui, avrò detto qualcosa di sbagliato e per questo si è fatto strane idee. Credo di essere stata troppo gentile, sì, senza alcun ombra di dubbio. Ma cosa dici, Bronti? Non è colpa tua! Tu non hai fatto niente di male! Non sei stata troppo gentile o cose del genere! Non pensarlo nemmeno! È vero, niente al mondo potrà mai giustificare quello che ti ha fatto quel pachycefalosauro! Ti prego, Bronti, tutto questo non deve rimanere un segreto! Quel dinosauro va fermato! No, non posso! Io sto bene, ok? Me la caverò! No, non stai bene per niente! Adesso vieni con noi e sistemiamo quel farabutto! Non avere paura, Bronti! Se fermiamo quel tizio, non potrà più fare del male a nessuno! Pensa a tutte le dinosaure che potrai salvare! Io non lo so! Ti prego, sii coraggiosa! Andrà tutto bene, te lo prometto! E va bene, andiamo a cercare quel pachycefalosauro. Vediamo un po'. Oggi ho proprio voglia di farmi una bella chiacchierata con una brachiosaura. Ah! Ti dichiaro in arresto! Bel colpo, vastatore! E voi cosa volete? Sappiamo quello che hai fatto, perciò adesso andrai dritto in prigione! E voi come fate a saperlo? Brontolella! Ma quindi sei stata tu a dirglielo? Sì, ho detto loro quello che mi hai fatto. Come hai osato parlare? Adesso te la vedrai con me! Prova a toccarla di nuovo e ti stacco la testa! Ai ai ai, che botta! Tu vorresti staccarmi la testa, eh? Beh, ti avverto che ho il cranio molto duro e i miei denti sono molto forti, perciò guai a te! Adesso vieni con noi in prigione e non fare storie! Ah, maledetti, e va bene! Ma ti avverto, Brontolella, non finisce qui! Io tornerò da te e mi vendicherò! Come hai detto, scusa? Ho detto che una volta uscito di prigione, tornerò a cercare Brontolella e le farò molto male! Ah, sì? Beh, se le cose stanno così, allora non andrai in prigione! Ah, davvero? Wow, l'ho scampata bella! Ah! Ah, aia! Ripeti pure quello che hai detto! Ho detto che tornerò a cercare Brontolella e le farò molto male! Beh, vuoi sapere la novità? Tu non la toccherai mai più! No! Oh cielo! Ma se l'è pappato! Ecco fatto! Aveva un sapore davvero schifoso! Ma almeno non potrà più fare male a nessuno! Grazie ragazzi, io adesso mi sento molto più tranquilla! Grazie a te, Bronti! Sei stata davvero coraggiosa e noi siamo molto molto fieri di te! Beh, adesso ho proprio bisogno di una bella dormita! Vieni anche tu, Arex! Sì, arrivo, vastatore! Che facciamo oggi? Che facciamo? Che facciamo? Oggi andremo a fare la versione umana di un altro personaggio! Un altro! E di chi dovremmo farlo? La versione umana. Chi è che manca? Fimone? Apato Mauro? Nonna Sauro? Insomma, non è che ci importi. Ah beh, se vuoi facciamo qualcos'altro, vastatore. Sì, è meglio. Dai, facciamo un tutorial su come disegnare me, Arex, in versione Godzilla e King Kong. Ecco. E va bene. Peccato, io avevo intenzione di disegnare Carla in versione umana. Aspetta, ci ho ripensato. Comunque l'idea di disegnare me e vastatore in versione Godzilla e King Kong non è mica male. Mi piace. No. Cambio di programma, Arex. Oggi disegneremo Carla in versione umana. Uffa, l'idea di prima mi piaceva. Quindi, ora, disegneremo Carla in versione umana e poi glielo regaliamo, Così, faccio colpo su di lei. Va bene, vastatore. Adesso disegniamo Carla in versione umana e poi glielo regalate. Bene, bene, ci sto. Tra l'altro ho scoperto che Carla non è fidanzata. Sì, è vero, aveva mentito. Sì, ma non mi sembra una bella cosa. Vabbè, ma a lei perdono tutto. Boh, vabbè. Benissimo, ragazzi. Allora iniziamo subito ad abbozzare il volto di Carla. Perfetto, ora non so voi, ma io Carla la immagino con i capelli non troppo lunghi, perciò andiamo ad abbozzarle i capelli.
Ora andiamo ad abbozzarle il corpo. Ok ragazzi, il disegno è fatto. Ho aggiunto qualche dettaglio riconducibile al Carnotauro, come la maglietta e il cerchietto per capelli con le corna. E adesso possiamo finalmente passare a dipingere. Oh mamma, ma è bellissima! Sì, Vastatore, fammi lavorare, su. È stupenda! Con quel cerchietto, quella maglietta, lo sguardo, i capelli, tutto! Ok Vastatore, lo commenti dopo il disegno. Adesso fammelo continuare. Va bene, dai! Ok ragazzi, adesso è arrivato il momento di dipingerlo. Perciò prendiamo gli acquerelli, il bicchiere d'acqua e il pennello. Procediamo. Ora andiamo a ripassare tutto quanto con la penna. Ed ecco qui Carla Tauro in versione umana. E dai ragazzi, tutto sommato non è così male. Se Carla fosse umana sarebbe una ragazza piuttosto carina. Fammi vedere! Oddio! Ok Vastatore, calmati. È stupenda! Non mi era mai piaciuto così tanto un umano prima d'ora. Sì, beh, infatti è... cioè... La adoro! Sì, ho capito Vastatore. Dai, chiamala! Dobbiamo regalarglielo ora! Adesso? Ma non vorresti aspettare che... Voglio regalarglielo ora! Va bene Vastatore, ora la chiamiamo. Ecco, bravo! Oh! Ma che carina! Ehi, carina a chi? Sta attento che sono geloso! Uffa, quante storie! Tranquillo, non te la rubo la ragazza! Ho solo detto che è carina! Beh, cameraman, la vuoi chiamare o no? Va bene, la chiamiamo subito. Carla, vieni un po' qui. Arrivo! Oh, è già qui Arex! Eccomi qua! Oh, ma quella sono io in versione umana! Hai visto, Carla? Abbiamo fatto fare questo disegno apposta per te! Ma è bellissimo! In versione umana sono davvero carina! No, Carla, tu non sei solo carina, tu sei bellissima! Che pensiero gentile! Sì, beh,
È un regalo fatto col cuore. Sai, stavamo parlando, io, Arex e il cameraman, e abbiamo pensato di farti un regalo, ecco. Però questa volta è un ritratto un po' speciale. Oh, Arex, grazie. Sei stato davvero carino a farmi questo regalo. Oh, beh, non c'è di chi, però non te l'ho fatto solo io. Cioè, l'abbiamo fatto insieme. Sei davvero un buon amico. Sì, ok, però non l'ho fatto solo io. Hai fatto fare questo disegno apposta per me, e io ti sono molto grata per questo. Sì, va bene, però, Vastatore. Grazie, Arex. Ti voglio bene. Oh, capperi. Grazie ancora, Arex. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che c'è, Vastatore? Prego, non c'è di chi è? Sì, ma posso spiegare? Ciao, Carla, ciao! Sì, beh, mi sembrava scortese non salutare, no? E ti sei beccato pure un bacio! Sì, papà, era un bacio d'amicizia! E così ha ringraziato solo te! Sì, papà, ma non è colpa mia che lei è... Io ti sbrano! Ah, no! Aiuto! Torna qui! È arrivato il momento di darti il colpo di grazia! No, ti prego, Indominus, risparmiami. Cosa? Lo spietato Indoraptor che implora? Ti supplico, non uccidermi. E perché mai dovrei risparmiarti? Hai ucciso miliardi di dinosauri innocenti, e se non ti fermo ne ucciderai altri. Indominus, ti supplico, risparmiami. Non farò più del male a nessuno, te lo giuro. Perché dovrei fidarmi di te? Fratello, ti prego, non farò più del male a nessuno, te lo giuro. Dammi la zampa, aiutami, aiutami ad alzarmi, ti prego. E va bene, e spero che questa volta ti sia da lezione. Grazie, fratello. Dammi la zampa. Vieni. Ci sei cascato come un babbeo. Oh! Lascia stare il signor Indominus. Ancora tu. Maledetto tirannosauro. Fatti sotto, brutto indocacca. Arex, mi stai spiaccicando la faccia. Oh, scusa. Oh, l'ho preso. Sono fortissimo. Aia. Oh, non ho sentito niente. Ok, questo l'ho sentito. Addio, tirannosauro. Ma cosa? Lascia stare Arex, chiaro? Stanne fuori tu! Che c'è? Hai paura di affrontarne due contemporaneamente? Eppure non sembrava ti facessi tanti problemi, dato che volevi ucciderci tutti e tre insieme. E invece riesci a malapena a tener testa a un tirannosauro sfigato. Uè, guarda che ti sento! Oh, stai zitto, Arex, stai al mio gioco! Allora, Indoraptor, che fai, non parli più? Sei un gran chiacchierone, lo sai? Ehi! Lascialo stare! Oh, Lady Carnotaura! Avevo quasi dimenticato che tu eri qui. Ma effettivamente, sei tu la causa di tutto. Sei tu la chiave. E infatti, tu sarai la prima a morire. Lascia stare la mia Carla! Sapete una cosa? State iniziando a farmi innervosire! Dinosauri! Vi ho detto di stare lontani! È pericoloso! Perché? Tu credi di avere speranze contro di me? Non hai ancora capito che ti ucciderò! Ucciderò tutti voi! No!
messo al tappeto. Ma Arex, sei riuscito ad uccidere l'Indoraptor? Oh, per dindirindella! Sembra proprio di sì! Guardate, è morto! Vero! Chi l'avrebbe mai detto? Sono riuscito ad uccidere l'Indoraptor! Sono riuscito ad uccidere l'Indoraptor! Sono riuscito ad uccidere l'Indoraptor! Arex, allontanati da lui! Perché? Ormai è morto! Arex, allontanati! Subito! Ma perché? Ormai l'abbiamo sconfitto! Arex, attento! Sta fingendo! Cosa? Ah! Ah! Vieni qui, schifoso tirannosauro! Lasciami! Lasciami! Addio, Indoraptor! Ai 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 ai! Che schifo! Ora non parli più, eh? Oh, signor Indominus! Come potremmo mai ringraziarla? Non ringraziatemi! Era mio dovere! Ma ora credo di aver bisogno di un bel bagno freddo! Puzzo di Indoraptor! Arrivederci, dinosauri! Arrivederci, signor Indominus! E grazie ancora! Oh, Vastatore, sei venuto fin qui per me. Hai affrontato gli umani tutto da solo. Sì, sì, Carla. Sono venuto fin qui e ho affrontato tutte queste difficoltà tutto da solo. Oh, Vastatore, sei stato così coraggioso. Per te lo rifarei sempre e comunque. Non potevo abbandonarti al tuo destino. Perciò sono venuto a cercarti. E non sai quanto io sia felice di essere riuscito a trovarti. Oh, Vastatore, sei stato così coraggioso. Sei venuto fin qui da solo, solo per me. Non era da solo, c'era il fratellone. Ma Arex, ti dispiace? Mi dispiace per cosa? Sto parlando con Carla e la tua presenza è del tutto inopportuna. Quindi scusami, ma non ti voglio in mezzo. Ok, scuse accettate. Dicevo, Carla, per te farei qualsiasi cosa. E voglio passare tutta la mia vita accanto a te. E farò in modo che... Arex! Sei ancora qui! Ah, sì, scusa, ciao! Oh, dicevo, Carla, potremmo viaggiare insieme e vedere il mondo. E saremo felici, tu e io. Potremmo andare a vivere in riva al mare e guardare il tramonto tutti i giorni. Sarà bellissimo con te, amore mio. E ti giuro che mi prenderò cura di... Ma... Arex! Scusa, è che il discorso che stai facendo è così emozionante! Ma sparisci, dai! Ah, lasciami! Ma io dico, posso avere un minuto di intimità con la dinosaura che amo? Ok, ok! Oh, dicevo, Carla, vieni via con me. Sposiamoci e lasciamoci alle spalle tutto questo. Vastatore, io ti sarò grata per sempre per ciò che hai fatto per me, ma io... Lo so, però possiamo pur sempre provare, no? Giuro che per te farò qualsiasi cosa. Mi prenderò cura di te, te lo giuro. Vastatore, io... Ti luciderò le corna tutte le volte che vorrai. Andremo a caccia insieme. Anzi, ti procurerò io da mangiare. Andrò a caccia io per tutti e due, eh? Che ne pensi? Mangeremo piatti a base di esseri umani tutti i giorni. E per te sarò sempre... Vastatore, io parto domani. Eh? Cosa? Ho deciso di andare via. E di non fare più ritorno. Ma, portami con te. No, Vastatore, nessuno potrà venire con me, perché io partirò alla ricerca della mia indipendenza. Esistono posti in cui gli esseri umani non mettono piede, posti popolati solo da dinosauri. È difficile, ma so che ci sono, ed io li troverò, ed è lì che io voglio vivere, insieme ai dinosauri selvaggi. Ma le difficoltà che affronterò per arrivare lì sono innumerevoli, e non posso mettere in pericolo nessuno. Non so cosa ci sarà oltre il confine delle terre degli umani. Perciò non puoi venire insieme a me. Ma io per te farei... Arex ha bisogno di te. Sai che non puoi lasciarlo da solo. Io, sì, lo so. Non ti dimenticherò mai, Vastatore. Carla. Addio, Vastatore. Addio, Carla. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti! Buonasera! Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Bene, adesso mi spiegate cosa ci faccio qui. Oggi andremo a fare il tuo ritratto, Nonnasauro. Un ritratto? A me? Ma davvero? Certo, oggi faremo un tutorial di disegno e tu ci farai da modella. Ma che gentile!
mi fai arrossire, dai. In tutta la mia lunga vita nessuno ha mai voluto farmi un ritratto. Ma no, dai, Nonnasauro, tu non sai quanti ritratti ti hanno fatto i bambini che ci seguono. Ma dici davvero? Certo, giuro. Oh, allora ti credo sulla parola. Dai, Nonnasauro, mettiti in posa. Oh, iniziamo subito. Mamma mia, che emozione. Ecco, così va bene. Ok, va benissimo. Spero che il disegno venga bene. Mi raccomando, fammi bella. Purtroppo non sono più giovane come quando avevo 90 anni. Non preoccuparti, Nonnasauro, sarai bellissima. Bellissima come uno scorpano stitico. Bella questa. Ah, gentile da parte tua, Vastatore. Come uno scorpano stitico. Smettila di ridere, altrimenti ti faccio smettere io. Non riesco a smettere di ridere. Di un po', Vastatore, come va con Carla? Vi siete sposati? A quando il viaggio di nozze? No, Carla! Dov'è Carla? Carla mi hai lasciato, come hai potuto? Ecco, bene, ha smesso di ridere. Bene, iniziamo a prendere i materiali che ci serve per disegnare. Vastatore, alzati in piedi. Va bene, eccomi. E asciugati le lacrime. Ma io non sto piangendo. Certo, vabbè. Prendiamo un foglio, la matita, i colori e gli acquerelli. E iniziamo subito ad impostare lo schema del dimetrodonte. Facciamo come sempre un ovale per la testa, il collo, la schiena, la coda, le zampe. Ecco qua. E iniziamo ad accennare anche la grande vela che ha sulla schiena. Come vedete, la vela inizia dalla fine della testa fino ad arrivare a metà coda. Benissimo, adesso andiamo a disegnare tutti i dettagli del viso. Iniziamo dalla bocca. Nonnasauro è molto anziana, perciò vediamo di farle un viso molto rugoso. Delle rughe intorno all'occhio, un po' di rughe anche all'angolo della bocca e anche qualche dentino che esce fuori. E facciamo le ciglia, giusto per dare un leggero tocco femminile. E adesso andiamo a disegnare meglio tutto il corpo. Facciamo le zampe, anche queste facciamogliele molto rugose. Ok, adesso andiamo a definire per bene la schiena e la sua grande vela sul dorso. Benissimo, ora che abbiamo finito il disegno, possiamo passare agli acquerelli. Cosa? Dobbiamo mangiare i piselli! No, Arex, ho detto che dobbiamo passare agli acquerelli. Ah, dobbiamo nutrire i porcelli! Ok, vado subito, poverini, avranno fame! No, Arex, ho detto che dobbiamo passare agli acquerelli. Ah, dillo prima, no? Ecco, dai, iniziamo. Vado subito! Ma, Arex, dove vai? Ma, scusa, non hai detto che dobbiamo comprare il mangime agli uccelli? No, ho detto che adesso dobbiamo passare agli acquerelli. Ah, ok, che figura. Perciò prendiamo un po' d'acqua e il pennello. Ora, come vedete, la base del corpo di Nonnasauro è gialla. Invece le zampe, la schiena e la vela sono arancioni. Perciò intingiamo il pennello nell'acqua e prendiamo un po' di giallo. Iniziamo. Benissimo, come vedete all'inizio potete anche dipingere tutto quanto di giallo, perché tanto le parti in arancione potremo andare ad aggiungerle direttamente sul colore che abbiamo già messo. Perciò prendiamo un po' d'arancione e iniziamo a dipingere tutto il dorso, in questo modo. Cerchiamo di non andare sull'occhio, in questo modo rimarrà giallo, esattamente come gli occhi di Nonnasauro. E poi andiamo a sfumare l'arancione con il giallo, e per sfumarlo dovrete semplicemente aggiungere un po' d'acqua, in questo modo. E procediamo così per tutto il dorso.
Benissimo, e una volta asciugato iniziamo ad usare i colori a matita e iniziamo ad aggiungere qualche dettaglio con l'arancione. E infine andiamo a definire tutte le ombre con il nero. Benissimo, ed ecco qui la nostra nonna Sauro. Dai, tutto sommato è venuta piuttosto somigliante. A voi che ve ne pare, ragazzi? Oh, wow! Mi somiglia davvero tanto! Vieni a vedere, Arex! È vero! È proprio nonna Sauro! Oh, ma che emozione! Ma sono proprio io! Che bello, sono commossa! Sembro anche ringiovanita! Che bello! E non è finita qui, nonna Sauro! Davvero? In che senso? Adesso preparati a ricevere tantissimi disegni da parte dei bambini che ci seguono! Ah, oh, non vedo l'ora! Mi fate sentire bella come ero una volta! Sono così felice! Ciao a tutti, ragazzi! Siamo l'investigatore Vastatore e l'agente Arex. Pronti per la prossima missione? E che dobbiamo fare questa volta? Non lo so, non ne ho idea. Non ci è stato assegnato nessun caso. E allora perché dobbiamo tornare in missione? Potremmo approfittarne per prenderci una pausa. No, dobbiamo trovare subito un caso da risolvere. Sì, ma se per una volta ci prendiamo una pausa dal lavoro, non succede niente, eh? Uffa, ma proprio non capisci che senza un caso da risolvere io mi sento perso? Ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di un problema da risolvere, altrimenti vado in crisi d'astinenza. Va bene, te lo trovo io un problema da risolvere allora. Davvero? Certo! Oh, che bello, sei il miglior fratello del mondo, grazie! Allora, la vedi la mia schiena? Quel punto che si trova leggermente sopra il mio sederone. Sì, perché? Ecco, grattami lì! Ma che... Oh, fallo e basta! Bah! Ecco fatto. Quindi, di quale caso volevi parlarmi? Niente, era questo. Ma che dici? Oh, era un gravissimo problema da risolvere, ok? Io con queste manine mica ci arrivo a grattarmi. Ma meno male che ci sei tu e hai ancora una volta risolto la situazione. Bravo, Vastatore! Smettila! Sei irritante! Uffa, ma io volevo solo aiutarti! Dobbiamo trovare un vero caso da risolvere. Uno di quelli tosti. Aiuto, dinosauri! Che succede a Patomauro? Nonna Sauro è scappata e non riusciamo più a trovarla! Oh no, ma è orribile! Sì! Abbiamo finalmente un caso da risolvere, agente! Sta tranquillo, Patomauro! Ritroveremo nonna Sauro e la riporteremo a casa sana e salva! Andiamo, agente! Va bene! Beh, quale sarà la nostra prima mossa? Innanzitutto, dobbiamo trovare dei testimoni da interrogare. È necessario prima di tutto scoprire il motivo della fuga di nonna Sauro. Oh, guarda! C'è un avvoltoio! Potremmo chiedere a lui! Vero! Lui ha le ali, perciò può aver visto qualcosa volando. Andiamo, gente! Signor avvoltoio, dovremmo farle alcune domande. No, non accetto interviste. Ah, peccato, ciao. Agente, torni subito qui. Ma ha detto che... Stia un po' zitto una volta tanto. Signor avvoltoio, non è un'intervista. Siamo due detective e stiamo cercando di risolvere un caso. No. Non ho intenzione di parlare dei miei crimini e di tutte le cose che ho rubato. Sono un animale onesto io. Crimini? No, intendevo che... Oh, maledetti, mi avete smascherato. Veramente hai fatto tutto da solo? Quindi sono libero di andare? No, abbiamo delle domande urgenti da farti. Oh, accidenti! Hai per caso visto un dimetrodonte da queste parti? Un dimetrodonte femmina anziana? Sì, esattamente! Anziana e arancione! Sì, l'ho vista! Ma non ho intenzione di darvi nessuna informazione al riguardo! Ti ordino di parlare subito! No, non parlerò mai!
Aspetta, ispettore! Ci penso io a farlo parlare! Eh? Non ce la farai mai a farmi parlare! Senti, bello! Lo sai che tipo di dinosauro sono io? No! Cosa saresti tu? Io sono un tirannosauro! Oh, che paura! Mi prendi in giro? Sì! Lo sai che i miei denti potrebbero spennarti in un secondo? Eh? Che vuoi dire? Voglio dire che se non parli subito, ti ritroverai i miei denti affondati nella tua carne e ti masticherò molto lentamente. Certo, non lo faresti mai. Dicci di Nonnasauro, parla! No, mai! Lo sai che ho mangiato aglio e cipolle stamattina? E cosa vuoi che me ne freghi? Oh, dovrebbe fregartene invece, perché sto per alitarti in faccia e non sarà piacevole. Oh no, ti prego, non farlo. Allora dici di Nonnasauro, parla. No, non ve lo dirò mai. Bene, allora preparati. No, ti prego, no. No, mai! Bene! No, ti prego, basta! Guarda che ho tutto il tempo del mondo, eh! Possiamo rimanere qui anche tutto il giorno! No, io non cederò mai! Allora passiamo alla tortura successiva! Di cosa parli? Ti dico solo che ho mangiato anche i fagioli! No, no, non puoi farmi questo! No, 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 ti prego, ti prego! Allora io vado, eh? No, 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 ti prego! Chissà se insieme alla scorreggia esce anche qualche altra sorpresina. No, basta, va bene, vi dirò tutto! Oh, finalmente! Ho visto quella vecchietta andare in giro a dire che voleva tornare indietro nel tempo per rivivere i giorni migliori della sua vita. Dopodiché è sparita all'interno di una strana montagna. Una montagna? E dove si trova? Un po' più a ovest da qui. Bene, andiamo, agente Arex! È questa la montagna di cui parlava l'avvoltoio? Credo di sì, ma non sono sicuro che sia una vera montagna. Cioè? Rifletti! L'avvoltoio ha detto che Nonnasauro voleva tornare indietro nel tempo per rivivere i giorni più belli della sua vita. Poi l'ha vista entrare in questa montagna. Perciò credo che in realtà questa sia una macchina del tempo. Oh mamma! Ma allora Nonnasauro in questo momento si trova nel passato? Sì, e per riportarla indietro dobbiamo andare nel passato anche noi. Bene, allora andiamo! Oh guarda, si sta aprendo! Oh mamma, ma è cambiato tutto! Sì, credo che questa sia la preistoria. Wow, siamo tornati indietro di parecchi anni, eh? Già, adesso mettiamoci alla ricerca di Nonnasauro. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ragazzi, che bello vedervi! Oh, Nonnasauro, eccoti! Non sapevo che sareste mai riusciti a trovarmi. Ma come ti è saltato in mente di tornare indietro di così tanto tempo? Saresti potuta rimanere nella preistoria per sempre, lo sai? Ma io volevo tornare indietro solo di qualche anno. Non sapevo che sarei finita direttamente nella preistoria. Ma perché allora non sei ritornata subito nel presente? Beh, perché sono stata ingannata da uno che credevo fosse mio amico. Diceva di volermi aiutare a trovare la macchina del tempo. E invece mi ha fatto uno scherzo poco piacevole. Mi ha fatto entrare nella macchina del tempo e poi ha richiamato la macchina nel presente. In questo modo non sarei più riuscita a tornare indietro. Ma è orribile! Chi ha osato farti questo? È stato uno strano uccellaccio con una faccia bruttissima e un piumaggio marrone. Cosa? Ma è stato l'avvoltoio!
È arrivato il momento di richiamare la macchina del tempo. Solo io conosco la parola d'ordine. Apparis, macchina del tempum. Bene, ora quei due antipatici non potranno più tornare indietro. Li ho fregati, esattamente come ho fregato quella nonnina. Avvoltoio, ti dichiaro in arresto. Cosa? Ma come avete fatto a tornare qui? Semplice, siamo rientrati nella macchina del tempo prima che tu la richiamassi. Maledetti, ma io sono innocente! Sei accusato di tentato sequestro nei confronti di Nonna Sauro e anche di tutti i reati e i furti confessati da te qualche minuto fa. Oh, accidenti!